Del consiglio d'istituto, quindi rappresentano. Si è svolta questa mattina la consegna di 2 difibrillatori alle scuole d'Arezzo, ITIS e l'Istituto Vittoria Colonna. Come mai questa iniziativa? Beh, è stata questa iniziativa voluta dal mio club, perché già è una consuetudine, anche l'anno scorso ne avevamo donati e quest'anno abbiamo continuato. E poi io sono stata spinta proprio da una situazione particolare che in prima persona ho visto che il defibrillatore, se c'è, risolve moltissimi problemi. Sia il 118 farà dei corsi di formazione e penso anche la Croce Bianca si renderà disponibile affinché questi ragazzi dentro la scuola possano essere operativi, sia i ragazzi che gli insegnanti anche, senz'altro, affinché questo defibrillatore non possa rimanere dentro come una scatola da guardare, ma che venga usata veramente. La città d'Arezzo ha risposto benissimo, queste le ultime 2 scuole, l'ITIS, l'ultima abbiamo fatto stamani, credo vanno a completare tutte le scuole, non c'è scuola in Arezzo che è priva di defibrillatore. Questa è una cosa molto importante perché non solo mettiamo a disposizione lo strumento, ma portiamo cultura nei nostri ragazzi. Guardate, i nostri ragazzi sono il vettore, sono il futuro, quindi dobbiamo investire su loro. Se vogliamo avere dei cittadini educati all'emergenza, se vogliamo migliorare la sopravvivenza delle nostre persone, se vogliamo evitare queste morti inutili, dobbiamo investire nella scuola, che è il nostro futuro. Grazie. Questo per lei, da mettere